Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tante partite interessanti in programma domani nel turno infrasettimanale di campionato. Noi ci concentriamo però sulla crisi della Lazio. Ne abbiamo parlato con Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport Stadio. Sentiamo le sue valutazioni. La crisi della Lazio. Ti aspettavi che Sarri potesse avere tutti questi problemi? Mi aspettavo che avesse diversi problemi. Tutti questi no. Così in maniera evidente no. Però mi aspettavo che per entrare in sintonia con la Lazio, con una squadra abituata a un altro tipo di calcio, occorresse un po' di tempo. Ora mi pare però che oltre al tempo a lui occorra anche una presa di coscienza, a lui e alla squadra di tutto lo spogliatoio, perché insomma, si può perdere, si può giocare male, si può avere delle difficoltà a interpretare, a mettere in pratica le idee del nuovo allenatore, ma non si possono fare partite come quella di Bologna e come quella di Verona. Si può lasciare fuori Luis Alberto? Io mai lo lascerei fuori. Luis Alberto è un 10 e io per me il 10 si comincia da lì, la formazione comincia dal 10 e poi tutto il resto. Il giocatore di una qualità estrema, di una tecnica sopraffina e non, no, mai. In omaggio a cosa? A maggior dinamismo, maggior copertura? No, io voglio vedere giocare a calcio e quindi per me Luis Alberto sempre. Ecco, Sarri naturalmente è stato ingaggiato dalla Lazio per aprire un nuovo capitolo, però in assenza dei risultati che cosa succederà? Questo devi chiedere allo Tito, io francamente non lo so. So che se prendi Sarri gli devi dare 2, 3, 4 mesi di tempo per cominciare a realizzare quello che lui ha in testa, a mettere in pratica il suo calcio, che non è un calcio, che ne so, astronomico, però lì arrivi da una difesa a 3 che marcava a uomo, controllava l'uomo, diciamo, se marcava uomo sembra è un'altra cosa, però qui è una difesa a 4 che controlla, che segue la palla. È un altro, completamente un altro mondo, entri in un altro sistema. E poi serviva più dinamismo, non c'è dubbio. Io non credo che il problema sotto questo profilo del dinamismo sia legato a Luis Alberto, credo che il problema sia legato al regista Lucas Leiva, che a me piace molto, però non ha quel dinamismo che serve al calcio di Sarri. Detto questo, ci dovrà essere un compromesso, perché se no così mi sembra che la Lazio sia destinata a una stagione fallimentare. Tra l'altro la Fiorentina sarà il prossimo avversario della Lazio, una Fiorentina che ha ritrovato certezze dopo la vittoria contro il Cagliari. Sì, è stata una bella Fiorentina, dominante direi. Mi ha fatto una pessima impressione il Cagliari in questa partita, perché quasi non si è presentato un campo e non ho visto la traccia di Mazzarri in questa squadra, che le squadre di Mazzarri sono comunque determinate, grintose, agguerrite spesso. Invece ho visto proprio una squadra allo sbando. Detto questo, i meriti della Fiorentina sono evidentissimi. Ha giocato un calcio come quello prima di Venezia, pieno di iniziative interessanti, molto offensivo, di grande spettacolo, con un Savonara strepitoso. La Juventus invece, questa Juventus vista fino a questo momento, come può pensare di risalire? Faticherà, secondo me faticherà a risalire perché non ha la qualità delle altre, soprattutto in mezzo al campo, perché ha giocatori che ancora non si spiega perché Chiesa non sia titolare fisso, per esempio c'è qualcosa evidentemente che non convince Allegri, e perché Dybala finora, l'apporto di Dybala è stato scarsissimo per una serie di ragioni, indipendente dalla sua volontà, sia ben chiaro, infortuni e quant'altro. E per questo faticherà, sono 10 punti di distacco dalla coppia di testa in mezzo a altre 3 squadre, cui insomma, la vedo difficile per la Juve. Nonostante che tu ritenga comunque Allegri uno dei tecnici più preparati e che possa quindi far svoltare questa Juventus? Sì, l'unica differenza può essere lui, abbia l'idea fulminante, perché è uno che ovviamente essendo livornese fiuta l'area come pochi altri, e capisca, inventi qualcosa che possa restituire la Juventus al suo passato, perché la Juve di oggi non è nemmeno lontana parente della sua prima Juventus. Quindi Marotta ha ragione nel definire Allegri un volpone? Ultra volpone.
Torniamo a parlare della Lazio e lo facciamo con Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, buonasera. Ti Ciao, buonasera a tutti. chiedo che cosa pensi di queste grandi difficoltà della squadra di Sarri. Tu, nel periodo che hai allenato la primavera del Napoli, hai avuto modo di essere spessissimo a contatto con Sarri. Ti chiedo innanzitutto, ecco, se ti aspettavi queste difficoltà da parte del tecnico toscano con la sua nuova squadra. Ma era preventivabile, insomma, che con la nuova metodologia, con l'avvento di Sarri, la Lazio potesse avere qualche difficoltà. Certo, magari non così accentuate, però secondo me erano preventivabili questo tipo di difficoltà. È naturale che bisognerà risolverle al più presto, perché comunque la classifica adesso si è fatta un attimino un po' difficoltosa, e perdendo ancora terreno si andrebbe veramente a staccarsi troppo dalle prime posizioni. Ecco, si è parlato tra le altre cose di un blocco mentale da parte dei calciatori della Lazio ad accettare certi dettami da parte di Sarri o comunque a tradurli in pratica rispetto a quanto avviene in allenamento durante le partite. Cosa ne pensi? Può essere una spiegazione? Ma io penso che la Lazio ha giocato in una determinata maniera per tanti anni con Simone Inzaghi. Sarri ha una metodologia e dei concetti totalmente diversi. Con Simone Inzaghi si giocava a tre, con Sarri si gioca a quattro, totalmente a reparto. Quindi è evidente che si possano avere delle difficoltà, però la Lazio è una squadra comunque composta da calciatori importanti, credo che col tempo si possa solo migliorare. È evidente che adesso però vanno fatti anche i risultati, altrimenti, ribadisco, ti stacchi troppo e magari faresti un campionato anonimo. In ogni caso, il presidente Lotito si è schierato quest'oggi dalla parte di Sarri per sgomberare il campo anche da eventuali ipotesi clamorose. È chiaro che ci vuole in questo momento l'appoggio della società per continuare un certo tipo di lavoro. Ma secondo me ha fatto bene, anche perché comunque questo allenatore ha bisogno di tempo. È naturale però che chi fa questo lavoro sa anche che i risultati fanno la differenza, e quindi le prossime partite risulteranno comunque determinanti, perché la Lazio è una squadra che diciamo a inizio campionato puntava a stare lì su, e magari ha fatto anche qualche sogno di lottare per le primissime posizioni, e in questo momento purtroppo si hanno delle difficoltà, e quindi speriamo che si possa comunque tornare in linea con le aspettative. E secondo te è così difficile far spazio anche a Luis Alberto nell'undici di Sarri? Ma io credo che dipenda tutto un po' dall'equilibrio, dipende anche un po' dai risultati. È evidente che per giocare in una determinata maniera devi essere comunque equilibrato, devi stare in una condizione fisica ottimale. Probabilmente la Lazio adesso ha delle difficoltà, e quindi Sarri sta cercando di trovare la quadra, vedendo anche determinate situazioni. Luis Alberto, secondo me, è un giocatore importantissimo, un giocatore che negli anni nella Lazio ha fatto comunque sempre bene, sempre la differenza. Io credo che possa comunque rientrare nel progetto tranquillamente quando le cose si saranno rimesse a posto. Domani c'è Lazio-Fiorentina, avversario pericoloso per la Lazio, visto come sta giocando la squadra viola, i risultati che ha ottenuto fino a questo momento, soprattutto l'entusiasmo che regna all'interno dell'ambiente della Fiorentina. Sicuramente sì, è un avversario ostico, un avversario che gioca bene al calcio, con un allenatore emergente, un allenatore che io ho seguito e che negli anni si è fatto apprezzare. Anche quest'anno è partito molto bene, ha fatto comunque tanti punti, e quindi nella partita di domani sarà una partita comunque molto, ma molto delicata per la Lazio. Perché naturalmente affronta una squadra in salute, affronta una squadra che gioca bene al calcio. Sarà una partita sicuramente bella, vincente, e vinca il migliore, però naturalmente le pressioni stanno tutte quante sulla Lazio. E oltretutto è un test significativo anche per la Fiorentina, perché contro le grandi può
pur avendo giocato buone partite, la Fiorentina ha sempre perso. Mi riferisco alle partite con la Roma, con l'Inter, con il Napoli. Sì, però insomma ha perso contro squadre veramente forti, di caratura un attimino superiore a quella della Fiorentina. La Fiorentina sta acquisendo un'identità data dal nuovo allenatore, dalla nuova metodologia, e sta migliorando partita in partita, e secondo me domani sarà un test importante anche per la Fiorentina, per vedere diciamo di trovare anche con squadre blasonate a fare bene, trovare anche il risultato. Perfetto Giampaolo, grazie per il tuo intervento, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Occupiamoci adesso della Juventus, che se la vedrà domani con il Sassuolo, reduce dalla vittoria con il Venezia. Il punto della situazione con Lorenzo Di Benedetto. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. È pronta a tornare in campo la Juventus dopo il pareggio ottenuto in extremis tra le polemiche a San Siro contro l'Inter, e lo farà domani alle 18:30 contro il Sassuolo di Dionisi. Ha parlato oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri e ha dato tante informazioni, soprattutto per quel che riguarda l'11 che scenderà in campo domani appunto contro i neroverdi. Ci sarà Paolo Dybala dal primo minuto, ha ritrovato il gol, la Hoja su calcio di rigore contro l'Inter, e adesso è pronto a riprendersi anche la maglia da titolare. Con lui anche Federico Chiesa, mentre in difesa rientrerà De Ligt, e ci sarà un cambio importante in porta perché ci sarà Perin e non Szczęsny. La Juventus deve andare a caccia della vittoria, deve ritrovare la vittoria, quella che aveva trovato nelle ultime quattro partite prima di quella contro l'Inter, per non allontanarsi ulteriormente dal primo posto in classifica. Dall'altra parte troverà un Sassuolo che ancora una volta, parole di Dionisi, dovrà fare a meno di Boga e Juricic, che non saranno della partita. Spero di riaverli entrambi per l'Empoli, ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, che non parte battuto, però ha detto che la sua squadra avrà poche chance almeno sulla carta. Chiaramente questa è pretattica, il Sassuolo farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Sarà una partita molto speciale sicuramente per Manuel Locatelli, che per la prima volta ritroverà la squadra che lo ha lanciato in Serie A. Poi il passaggio alla Juventus è uno dei protagonisti in questa prima parte della stagione dei bianconeri, che vogliono tornare a vincere, e Allegri sicuramente vuole 3 punti per riprendere la marcia verso il primo posto della classifica. A te. Bene, adesso è il momento di andare a collegarci anche con Gianluca Nani. Ciao Gianluca, direttore sportivo di grande esperienza. Come stai? Dove sei? Bene, allora io sono in un posto storico, perché sono nella trattoria, nel ristorante dove hanno girato il film Il Marchese del Grillo. Ah, la bellissimo. Scena dove giocano a carte, che lui gli passa la carta. Sono esattamente su quel tavolo. Io non lo sapevo e mi hanno informato di questo, quindi sono... Ti senti un po' il Marchese del Grillo? Sono sì, io mi sento il Marchese del Grillo e sono a Piazza degli Strozzi, non so se posso dire il nome del ristorante, che sono degli amici e che mi hanno accolto, perché io devo fare l'intervista con voi, ho fatto tardi e sono ancora qui. Questo è Vino Bono dove sono, e vino è buono, se mangia bene. Però, vabbè, però... Scusate. Sta nel tavolo famoso. Sì, sì, sicuramente interessante, curiosa come mi location. Mi sento il Marchese del Grillo, se è per questo. Tanti adesso andranno a rivedersi il film. Noi però parliamo di calcio e ti chiedo innanzitutto della Juventus, perché oggi in conferenza stampa Allegri ha parlato di Chiesa e di Dybala, che giocheranno titolari domani con il Sassuolo. Sono due giocatori imprescindibili, soprattutto Chiesa ha fatto un po' specie il fatto che non sia stato fatto giocare dall'inizio contro l'Inter, ad esempio. Ma guarda, io ci sono tante partite ravvicinate una dietro l'altra. Allegri è un grande allenatore, c'ha il controllo, il polso. Molto spesso noi, diciamo, chi vede dall'esterno non conosce certe dinamiche. Può essere che magari non avesse dei dubbi sul fatto che potesse sopportare per qualche piccolo risentimento tutte le partite uno dietro l'altra, quindi anche per tutelare quella che è la salute del giocatore magari non l'abbiamo messo dall'inizio, ma è evidente che la qualità di Chiesa non è minimamente in discussione, così come la sapienza tattica di Allegri. Quindi si è preso quelle scelte perché proprio il fatto che lui lo conosce, lo considera, lo vive tutti i giorni, ha pensato che era la scelta migliore. Insomma.
Ecco, e complessivamente, tornando indietro di due giorni a Inter-Juventus, che idea ti sei fatto su tutte le polemiche arbitrali, soprattutto legate al VAR che ci sono state? E ti chiedo anche, facendo un raffronto con l'estero, visto che tu comunque sei spesso anche lontano dall'Italia, hai modo di vedere tante partite di campionati esteri, qual è l'utilizzo che viene fatto del VAR? È così differente rispetto all'Italia? Ma guarda, io credo che noi tra l'altro lo utilizziamo meglio di tutti. Le polemiche ci sono, ci saranno sempre, anche prima del VAR. Io mi ricordo che c'erano delle discussioni sul gol, sul fatto che fosse fuori gioco o meno, e si discuteva anche dopo, a freddo, quindi a maggior ragione si evidenziava la difficoltà dell'arbitro di decidere in poche frazioni di secondo. Il VAR ha tolto tanti di questi dubbi e quindi insomma è un elemento per me assolutamente positivo. Più tempo passa e più ci si specializza anche nell'uso del VAR. Ora ci sono tempi di attesa assolutamente migliori, io lo considero come una grande novità, è un grande beneficio, anzi ci sì, sono magari, delle partite. Magari qualcuno sottolinea che ci sia un abuso di VAR. Ascolta, abuso di giustizia non c'è mai, se il VAR ti interviene per riprendere un errore, ben venga, insomma. Certo, poi non si deve usare il VAR per il fallo laterale, perché alla fine, insomma, sennò diventa una cosa. Ma ora si va un po' sempre in questa direzione, ancora le partite di tennis, le arbitra. Non c'è più il giudice in linea, c'è il computer. Sì. Quindi la figura dell'arbitro è importante, rimane importante e sarà sempre importante. Il VAR però ha eliminato tanti dubbi, ha eliminato tante incertezze. Ci sono ancora degli errori, ma sono comunque, non so, un 3% rispetto a prima. Polemiche ci sono e ci saranno sempre, fa parte purtroppo anche questo del gioco. Il VAR ha aiutato moltissimo a ridurre il margine di errore. Deve rimanere sempre il fatto del potere decisionale dell'arbitro, quello che vede l'arbitro, e il VAR essere pronto a intervenire se ci fossero gli errori. E ripeto, dobbiamo comunque accettare il fatto che anche al VAR si possa sbagliare, no? Insomma, anche se evidentemente ora è meno consueto. Senti, tu hai avuto modo di seguire da vicino Mourinho in Inghilterra negli ultimi anni. Come lo giudichi fino a questo momento nella sua esperienza alla Roma, anche per le dichiarazioni che ha fatto recentemente a proposito del suo gruppo? Ascolta, per quanto riguarda i risultati, mi pare che la Roma sia in linea, forse anche un pochino più avanti, perché in questo momento, se oggi finisse il campionato, la Roma è in Champions League. E quindi questo è un miglioramento rispetto alla stagione precedente, in questo momento. Per quanto riguarda le dichiarazioni, questa è una scelta sua, e se l'ha fatta avrà avuto i suoi motivi. Io ho sempre lavorato con i club, quindi insomma ho magari un'idea diversa nella gestione di eventuali problemi. È stata una sua scelta, mi pare che Mourinho si possa essere indicato per tante cose, ma non sulla comunicazione, sul suo modo di gestire il gruppo, appunto la comunicazione. Io penso e credo che comunque ci sia un rapporto diretto e intenso con la società e che quindi ci siano anche delle valutazioni condivise. Poi non mi permetto di giudicare da fuori certi comportamenti, perché non sono all'interno della realtà e non ho elementi a sufficienza per dare un parere. In assoluto, quello che è un valore del club, devi sempre cercare di proteggerlo, insomma, no? È pure vero che poi ci sono dei momenti dove certe situazioni vengono fuori, insomma. Senti Gianluca, noi ti ringraziamo, però il Marchese del Grillo adesso cosa direbbe per salutarsi? Marchese, direbbe una frase che io non posso ripetere, ma che è abbastanza famosa del film. Certo. Quindi andatela a rivedere, quando saluta tutti, nel momento che lui sale, lo stanno per arrestare, certo. Lui si libera, dice una frase
che lascia tutti quanti sorpresi. Non è naturalmente quello che penso io, sì. Ma è una... Però immagino che ci sarà scritta lì da qualche parte, no? Da qualche parte c'è scritta, non so se la posso inquadrare, però insomma sono... Ma io penso, l'ho saputo poco fa e ho scelto il tavolo senza sapere che questo è il tavolo dove giocavano altre sette, quindi sì. È stata una casualità. Io stavo tornando a casa, non avete chiamato prima del previsto e quindi non volevo farvi attendere, ho chiesto... Ospitalità. La gentile ospitalità e loro l'hanno fatto, quindi come un saluto dal Marchese del Grill, un saluto dal grande Alberto Sordi, che non sono io naturalmente, e comunque sono sul posto dove si è seduto lui. Grazie Gianluca, buon lavoro, grazie a voi, a presto. Un saluto. Arrivederci. Bene, siamo i saluti per questa edizione del TMV News, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci ritroviamo domani, grazie per averci seguito, buona serata.